dialettica politico-popolare per contribuire ad individuare, sensibilizzare e proporre soluzioni ai massicci problemi che affliggono la collettività. I problemi che il governo sta discutendo con le parti sociali sono di interesse particolare e di portata estremamente fondamentale, non solo dal punto di vista economico, ma esistenziale per la vita del nostro popolo ed in particolare per il futuro dei nostri giovani. Siamo tutti pienamente consapevoli che sono argomenti scottanti questi in corso di discussione e comunque sono argomenti che toccano direttamente o indirettamente la famiglia, con i giovani del lavoro, con gli anziani e i deboli, per cui ci investono profondamente. Credo che dobbiamo dare un segnale di forte risveglio delle nostre coscienze, iniziando dalle strutture di base, che nei limiti ovviamente delle loro possibilità potrebbero organizzare dei convegni o incontri con rappresentanti politici o amministrativi locali per la sensibilizzazione di quanto grave sia la situazione in atto, soprattutto se pensiamo che un giovane su tre è senza lavoro, mentre assistiamo alla chiusura di tantissime aziende che lasciano persone che non possono poi provvedere al sostentamento della propria famiglia con figli a carico. È una situazione sociale veramente molto critica e non possiamo venir meno all'impegno di intervenire. Servono politiche più serie per la famiglia. L'ha detto tante volte nei convegni che ha organizzato la Presidente delle ACLI regionale, dottoressa Lidia Bozzi, che ringraziamo sentitamente. Unicamente alla Presidenza provinciale. Ce lo conferma il Presidente delle ACLI nazionali, Andrea Olivero, quando con rammarico fa presente che sono stati azzerati i fondi per le politiche sociali, determinando così un sensibile aumento della povertà. Dar luogo ad iniziative sui temi scottanti che ho citato ci farà onore in considerazione del ruolo responsabile che occupiamo all'avanguardia della società civile. Non possiamo attendere ulteriormente che si scenda in un degrado da baratro, perché tantissimi giovani senza un obiettivo di vita sono destinati a percorrere strade rovinose. Pensiamo alla droga e alla delinquenza in tutte le sue latitudini, soprattutto all'espandersi della microcriminalità, come sta dilagando a Roma. Quindi, se siamo convinti che la famiglia è il nucleo cardine della nostra società, in cui sono insiti i prodotti naturali della vita fisiologica, umana e cristiana, allora abbiamo il dovere di difenderla nell'interesse generale della nostra stessa esistenza. Ed ecco, quindi imploro la speranza della presa di coscienza. A noi acristi compete affrontare prevalentemente questi argomenti di un'attualità senza precedenti. Non farlo significherebbe debordare in un pericoloso ruolo secondario, mentre dobbiamo mantenere quello di comprimarietà in questo tipo di dialettica. Sono sicuro che a livello provinciale le ACLI sapranno organizzarsi per incidere in maniera il più possibile positiva su questi temi, alla guida del Presidente Cristian Carrara, che in proposito ha già fatto sentire la sua voce. Non solo, ma dalla sua relazione si evince che continueremo ad insistere sull'argomento nei programmi futuri e questo va sostenuto e quindi molto positivo, perché va nel percorso giusto della speranza. A tale uopo mi è gradito riportare due frasi di Papa Benedetto XVI espresse negli ultimi interventi in questi giorni. Su questi seri temi è doveroso tutelare la famiglia combattendo la mancanza di lavoro per i giovani e la solitudine degli anziani. Poi servono politiche e nuove regole per la famiglia per uscire dalla crisi, e di questo ce ne dobbiamo fare carico tutti indistintamente. A questi richiami del Santo Padre, richiami forti alla classe politico-istituzionale, ma anche a tutti noi, aggiungo e chiudo: quei politici
che andando in Parlamento rimangono insensibili o non hanno la capacità di toccare questi argomenti riguardanti la difesa ed il sostegno della famiglia nel suo insieme, oso solo definirli cialtroni. E grazie. Grazie a Mimmo Brasatti, sempre in forma, sempre anche lui un oratore, qui c'è la scuola. Nino Pizzoi, vieni, ti avevamo chiamato, vieni Nino Pizzoi, segretario provinciale regionale della FAP, fai il tuo